Si è insediato il nuovo direttore dell'ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso. La Chimisso interviene nella scuola molisana nel momento in cui sta vivendo gli effetti dello spopolamento evidente proprio nella scuola, con la drastica riduzione del numero degli studenti. Una rotta che andrebbe invertita. Con investimento sul territorio, che può essere e deve essere non soltanto un investimento sull'istruzione, cioè noi non dobbiamo fare istruzione, dobbiamo fare istruzione e formazione e cercare di creare un intorno al la scuola una serie di sinergie che la facciano motore dello sviluppo dei territori. Inevitabile parlare dell'importanza della scuola nell'azione di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Allora noi abbiamo un compito difficile, l'ho detto di recente, è una società un po' scollata la nostra e questo succede che nello scollamento e nel disagio familiare si investa tutto sulla scuola. La scuola tutto non può fare, non può risolvere il problema del paese, però siccome ne può risolvere molti di problemi ed ha un ruolo, uno scopo educativo fondamentale all'interno del sistema Italia, io direi che la scuola farà anche questo, lavorerà anche sul contrasto alle disparità di genere e alla emarginazione. La realtà attuale parla comunque di ridimensionamento e accorpamento delle classi, ma questo fatto non sembra sempre negativo, secondo la Chimisso. Ma guardi, si deve... Paradossalmente, io ho un po' un'idea mia che ho maturato in questi anni, le scuole piccole vanno preservate laddove i contesti sono tali che senza la scuola si slabbra il tessuto sociale, altrimenti nel dimensionamento l'accorpamento di scuole favorisce il dialogo educativo e quindi all'interno di questo sistema di relazione si innalza anche la preparazione degli studenti.